Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Sono tornato dopo la pausa estiva. Oggi vi parlo di Telegram, applicazione di messaggistica, simile a WhatsApp, ma secondo me molto più potente e sicura, con molte più funzioni rispetto alla privacy, perché comunque con Telegram, se noi non vogliamo, nessuno può visualizzare il nostro numero di telefono. Possiamo poi scegliere se farlo visualizzare da tutti o solo dai nostri contatti o da nessuno. E anche nei gruppi, appunto, gli iscritti visualizzeranno solo il nostro username, un nome utente di nostra scelta. Questa applicazione per molti anni è stata inaccessibile. Fatte varie segnalazioni, petizioni, e alla fine, a marzo di quest'anno, è stata rilasciata una versione con dei miglioramenti parzialmente accessibili. C'erano ancora dei bug, alcune cose non si riuscivano a fare, per esempio eliminare i messaggi e altro, e quindi ho aspettato prima di dimostrare questa applicazione e ora. Qualche giorno fa è stata rilasciata una nuova versione che ha risolto molti bug, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Ancora c'è qualche problema, comunque, ora ho deciso di dimostrare questa app e sperando di convincere molti di voi che mi seguite, che guardate questo video, a provarla e a utilizzarla perché veramente è molto sicura, ha tantissime funzioni interessanti. Per esempio, i canali sono ci si iscrive a un canale e non si può pubblicare messaggi, ma solo leggere, e ci sono moltissimi argomenti, notizie, il canale del Milan, di Iliad o Apple, insomma tantissime possibilità per leggere sempre nuove news o altro. I gruppi, beh, come WhatsApp, ci sono molti più utenti nei gruppi, veramente si possono scrivere tantissime persone, qui ci sono di vari argomenti. Se vogliamo, un gruppo può essere pubblico, quindi basta cercarlo, poi vedremo come, mettendo anche il canale, basta c'è proprio un motore di ricerca per trovarli e poi iscriversi. Ci sono poi i bot, che sono delle piccole applicazioni che fanno varie, per esempio c'è quello per vedere gli orari dei treni o se il treno è in ritardo, alcuni che si possono aggiungere ai gruppi, l'amministratore può aggiungere ai gruppi per dare più funzioni appunto al gruppo, comunque questo adesso non ne parliamo, magari ne parleremo poi in un prossimo video. E poi ci sono le chat segrete, che sono ancora più protette delle normali e si possono anche autodistruggere. Ok, vediamo come funziona 16-14. Telegram. Sabato 7 FaceTime. Apri Telegram. Ecco, Telegram, modifica, pulsante. qui abbiamo la finestra principale, prima Modifica, abbiamo pulsante. modifica per eliminare per esempio le chat, anche se possiamo utilizzare poi le opzioni del rotore, vedremo tra poco come. Pulsante. Qui c'è un pulsante non etichettato che però ci clicchiamo sopra Modifica, nuovo chat, nuovo gruppo, cerca, nuovo messaggio, abbiamo intestazione, nuovo nuovo messaggio, messaggio intestazione, cerca, campo di che ricerca. possiamo cercare oppure Nuovo gruppo. creare un nuovo gruppo, Nuova chat segreta. nuova chat segreta Nuovo canale. o un nuovo canale. Alfredo, ultimo E accesso questi sono i principale nostri 05 contatti, Arancia 9. che sono Nuovo appunto chat quelli che segreta. hanno Telegram. Nuovo cerca, nuovo messaggio, Torniamo intestazione. indietro. Chat, rilevamento chat, Ecco, andiamo sul pulsante chat. A volte col flick non si raggiunge questo pulsante, anche il pulsante indietro, che è sempre in alto a destra. Basta comunque andare con il dito nell'angolo, esplorando, e si trova tranquillamente. Ecco, fatto modifica, il. pulsante. Modifica, pulsante. Cerca messaggi utenti. Campo di ricerca. Cerca messaggi utenti. Adesso qui vedremo come possiamo cercare sia il nome utente di una persona che i messaggi, che i canali, i gruppi, tutto quello che vogliamo. Message from Andrea. Ecco, Chiocciola segreteria telefonica bot. Ragazzi, l'avete provato? Azioni questo qui disponibili. è
Il primo è un gruppo, il gruppo no, di Apple VoiceOver su Telegram, e qui possiamo, aprendo, leggere i messaggi oppure scorrendo verso il basso con un dito, letto, mettere letto, quindi inserire questa chat come letta, fissa per fissare in alto la chat, silenzia per silenziare questo gruppo se non vogliamo ricevere notifiche, elimina, e per eliminare archivia. Archivia per archiviare la chat. Attiva, default. E poi possiamo entrare nel gruppo. Se noi proviamo ad entrarci. Apple VoiceOver, message, messaggio vocale. Quindi vari messaggi. Messaggio vocale, messaggio, campo di testo. Qui possiamo scrivere il messaggio. Messaggio vocale, pulsante. Abbiamo qui un pulsante messaggio vocale. Possiamo premere e tenere premuto o anche come in WhatsApp. Premere e poi andare verso l'alto, dovrebbe funzionare anche questo, anche se non ho mai provato, perché io preferisco un altro modo per mandare i messaggi, molto molto più veloce secondo me. Basta avvicinare il telefono all'orecchio, ecco, basta avvicinare, messaggio, campo di testo, e sentirà un piccolo bip e si potrà poi iniziare a parlare. Ecco, dopo aver parlato, adesso proviamo, facciamo una prova. Ciao a tutti, questa è una prova di registrazione di un messaggio. Ok, ora ho tolto il telefono dall'orecchio e abbiamo qui queste opzioni. Invii, allora, elimina, pulsante Andrea, elimina per eliminare il messaggio. Invia se vogliamo inviarlo, e possiamo anche anteprima messaggio vocale, ascoltarlo prima di inviarlo. Proviamo. Ciao a tutti, questa è una prova di registrazione di un messaggio. Ecco fatto, ora io non invio perché questa è solo una prova. Anteprima, e faccio elimina. Ecco fatto, il messaggio è stato annullato. Molto molto comodo, davvero comodissimo secondo me. Andrea, chiaccio la segreteria telefonica, ragazzi, l'avete provato? Qui c'è il messaggio di Andrea. 19, 15, 49, anche qui possiamo usare le opzioni verso il basso. Rispondi, possiamo rispondere. Apri menu messaggio. Apri menu messaggio, vediamo che cosa contiene. Ecco il menu messaggio. Apri, messaggio altro, elimina, ecco qua. Rispondi, copia, fissa, fissa per fissare il messaggio in alto. Copia link. Inoltre il messaggio. Segnala, pulsante. Per segnalare il messaggio. Elimina, pulsante. Elimina per eliminarlo. Altro, elissi, pulsante. E altro, messaggio vocale. Altro, elissi, sotto pulsante. Altro, messaggio vocale. Messaggio vocale. Andrea, se elimina, segnala, condividi. Inoltre, pulsante, condividi. Cioè, condividi. Inoltre, pulsante. E basta. Allora, l'eliminazione del messaggio non è possibile per tutti. Allora, in questo caso io potrei eliminarlo perché sono amministratore, altrimenti solo i messaggi inviati dall'utente possono essere eliminati. Quindi io non se io non sono amministratore non posso cancellare il messaggio di qualcun altro. Ecco, ecco, siamo usciti dalla chat. Poi vedremo nelle impostazioni come fare, perché voi mi chiederete: se non posso eliminare i messaggi, il telefono mi si riempie praticamente, diventa tutto lo spazio si occupa? No, perché abbiamo un'opzione che vedremo tra poco nelle impostazioni, che ci permette di decidere dopo quanto tempo i messaggi vengono eliminati dal telefono, solo dal telefono, non dal cloud di Telegram. Dal telefono, quando noi poi se noi poi veniamo a ascoltare un messaggio, vedrò un messaggio vecchio non più presente nel nostro dispositivo, verrà automaticamente scaricato. Ci sono le varie le altre mie chat. Adesso proviamo a cercare qualcosa, per esempio un canale. Punto di inserimento, sì, possiamo cercare un canale, per esempio
maiuscola. Cerchiamo A maiuscola. Apple. P, P, L, R, T. Ecco Apple per esempio, e vediamo cosa c'è. Apple VoiceOver. Ecco. Cerca messaggio Apple VoiceOver. Ha trovato Apple VoiceOver, che è il gruppo nostro di VoiceOver. Apple Italia. Apple Italia. Apple Max, Woods, chiocciola, Premax-Basso, Woods. Apple, chiocciola Apple, 15.437 iscritti. Questo potrebbe essere un canale o un gruppo. Ecco, iscritti è un canale. Apple Italia. Message. Finalmente Apple Italia. Amazon non vedenti. Cerca. Contatti. Qui cerca. Chiamate. Poi in tutto. Anche nei Apple Italia. Message. Apple. Chiocciola Play. 500 Apple. Chiocciola Apple. 15.437 iscritti. Questo qua è Apple. Entriamo, vediamo che cosa. Apple. Chiocciola Apple. Qui video. Durata 1,0 megabyte. Pulsante. Video. Durata 42 secondi. Si è aperto. Infatti è un canale. Questo è un canale. Quando dite iscritti vuol dire che è un canale. Pulsante. Qui c'è un pulsante non etichettato che ne possiamo premere. Media condivisi. Notifiche. Attivate. Condividi link. Accadi Apple. Condividi. Vogliamo condividi link. Barra barra Apple. Notifiche. Media condivisi. Segnala. Pulsante. Poi abbiamo notifiche. Attivate. Poi media. Si può segnalare il canale. Pulsante. Ecco. Indietro. Pulsante. Indietro. Video. Foto. Pulsante. Se vogliamo usciti. Poi pulsante. Unirci. Pulsante. Al canale dobbiamo andare in fondo. Foto, didascalia, microfono, Google Recently Launched da sito, pulsante, unisciti, cioè, pulsante. Unisciti. Video, dura 1,0, triangolo di puntamento, andiamo video, indietro. 3,0, chat, pulsante, chat, Apple Italia, message, Apple, chiocciola Apple, Apple Max, Apple Italia, cerca messaggi utenti, campo di ricerca. Possiamo per esempio cercare. Apple test, stai modificando, Apple, modalità caratteri, punto, elimina, vediamo. Chiamo per esempio Google, Google Home, vediamo se c'è un qualche gruppo per farvi vedere anche YG, la differenza. R, E, sta, Google, H, L, O, cerca, N, elimina, N, M, R, E, Google Home Company bandiera dell'Italia, chiocciola Google Home trattino basso Italia, 1621 membri. Ecco, questo è un gruppo, vedete, membri, quindi quando voi leggete membri, questo è un gruppo. Per unirsi praticamente basta entrare, come abbiamo fatto prima nel canale, e cercare poi in fondo c'è sempre il pulsantino unisciti, che adesso non lo vogliamo, quindi usciamo. Carica batteria. Google Home Company, cerca messaggi utenti, campo di ricerca. Google Home Command, passione Milan, cerchio, cerca messaggi utenti, campo di ricerca. Se noi vogliamo poi andiamo indietro. Passione Milan, cerca Google, cerca messaggio, pulsante, annulla, pulsante. Siamo annulla. Annulla. Cerca messaggi utenti, Apple VoiceOver, message, cerca messaggi utenti, campo di possiamo testo. Poi. Campo di testo, stai, Google Home Company, cancella, pulsante. Poi, possiamo cancellare la cronologia della ricerca, qui c'è il pulsantino cancella. Cancella, Google Home, Apple, Q maiuscola, Apple, Google cancella. Possiamo cancella. Cancella. Qui nella. Carica batteria. Nella ricerca abbiamo anche pulsante. I contatti che utilizziamo di più che vengono già inseriti. Annulla. Pulsante. Ok. Vediamo. Iliad News, Amazon non vedente. Telegram, message, contatti, pulsante. Che possiamo andare nei contatti, dove escono i nostri contatti che hanno Telegram. Chiamate, pulsante. Le chiamate qui. Chiamate. Le tue chiamate recenti appariranno qui. Non ti sono chiamate, ma si può chiamare con chiamate, Telegram. Chat, pulsante. Chat, appunto le chat che abbiamo visto prima. Impostazioni. E vediamo le impostazioni. Impostazioni. Questo. Carica batteria. Molto importante. Cerca, allora, tutto, ricerca, abbiamo... Modifica. Impostazioni. Cerca per cercare tra le impostazioni. Comunque, abbiamo qui abbiamo il mio nome, Luca, toccando qui. Luca. Imposta foto Luca. Inserisci il tuo nome e aggiungi una foto profilo ecco. Opzionale. Bio, campo di testo. Qui possiamo scrivere una breve descrizione se vogliamo una biografia. Qualsiasi dettaglio come età, lavoro, città. Ecco, esempio, cambia numero. Possiamo cambiare il numero. Chiocciola Luca, aggiungi account. Username. Chiocciola Luca 0577. Qui c'è il mio username che è Luca 0577. E poi possiamo aggiungere anche un altro account. Perché
con Telegram possiamo avere più di un account. E altra cosa che prima non vi ho detto è che possiamo accedere su vari dispositivi senza nessun problema. Per esempio, possiamo accedere dal web o sul nostro iPhone o su altri dispositivi senza problemi tutte le volte che vogliamo. Indietro, pulsante. Differenza anche questa fondamentale rispetto a WhatsApp. Torniamo indietro. Indietro, chiamate recente, messaggi salvati, imposta foto profilo. Ok, è imposta foto profilo. Messaggi salvati. Messaggi salvati, le possiamo anche salvare dei messaggi che ci interessano. Chiamate recenti anche da qui. Chiamate recenti. Andiamo praticamente recenti, sempre in chiamate recenti come prima. Come da le tue chiamate recenti appaiono indietro. Dove pulsante. Siamo entrati prima. Indietro, sticker, 30, chiamate recenti, sticker, 31. Sticker, questo a noi non interessa, ci sono i vari sticker adesivi, ma questo non ci interessa. Notifiche suoni. Notifiche suoni, qui possiamo suoni. Decidere. Suoni. Notifiche, notifiche, intestazioni, notifiche, messaggi, intestazioni. Possiamo decidere notifiche, se mostrare le notifiche dei messaggi. Anteprima messaggio, off. Se mostrare un'anteprima, in questo caso è off. Il suono, possiamo scegliere il suono. Eccezioni, aggiungi. E possiamo aggiungere delle eccezioni, praticamente. Le eccezioni avranno delle impostazioni diverse. Imposta notifiche personalizzate per utenti specifici. Ecco, notifiche personalizzate per utenti specifici. Quindi possiamo, per esempio, ricevere delle notifiche da un contatto e dagli altri no. Notifiche gruppi, intestazioni. Notifiche dei gruppi. Mostra notifiche, on. Uguale, quindi notifiche on. Anteprima messaggio, off. Anteprima off. Il suono, possiamo cambiare il suono. Eccezioni, e qua abbiamo le eccezioni, quindi possiamo... Imposta ecco. Notifiche personalizzate per gruppi specifici. Per notifiche canali, intestazioni. Canali, quindi stessa cosa. Anteprima messaggio, off. Notifiche, anteprima e suono. Eccezioni, uno chat. Eccezioni. Imposta notifiche per eccezioni, uno chat. Imposta notifiche personalizzate per canali specifici. Notifiche in c'è intestazioni. Un'eccezione. Uno chat. Quale eccezione abbiamo? Uno chat. Modifica, cerca, campo, aggiungi eccezioni. Apple Italia, sempre attivate. Elimina tutte. Ecco, qui c'è una Apple Italia sempre attivate che non mi ricordavo di aver inserito. Comunque ce l'ho. Sempre attivate. Ecco, vedete. Possiamo farvi eliminare le eccezioni, poi le eliminerò perché non mi serve, sinceramente non ricordavo neanche di averla attivata questa eccezione. Ecco, notifiche in app, quindi quando l'applicazione è aperta, quindi suoni in app on, vibrazione off, possiamo mettere anche la vibrazione, anteprima è on. Nomina schermata di blocco on. Nomina e basta. Di blocco. Queste qua sono le impostazioni delle anteprima, notifiche. Mostra notifiche on. Imposta notifiche per sotto. Indietro, pulsante. Ok. Indietro, sticker 31. Notifiche, privacy e sicurezza. Privacy e sicurezza. Questa è molto molto importante, questa sezione. Privacy e sicurezza. Cellulare. Uno di utenti. Sessione utenti. Privacy e sicurezza. Privacy e sicurezza. Intestazione utenti bloccati 2. Utenti bloccati 2. Qui ci sono gli utenti che ho bloccato. Quindi non voglio ricevere nessun messaggio e assolutamente nulla. Sessioni attive 5. Sessione attive 5, questa è una parte che purtroppo ancora non è gestibile. Entrando. Sessione attuale. Sessione attuale. Intestazione. Termina tutte le altre sessioni. Non mi legge la sessione attuale. Esce da tutti i dispositivi, tranne questo. Ecco. Sessione attive. Intestazione. Sessione attive. C'è l'intestazione, ma non mi legge. Indietro, questo è un piccolo bug. Che speriamo risolvano indietro. Presto. Codice face ID. No. Sessione attive 5. Codice face ID. No. Codice face ID. Possiamo mettere per utilizzare il face ID o un codice per entrare. Verifica in due passaggi. No. Verifica i due passaggi, no, se vogliamo aggiungere una password al nostro account, non ho fatto. Privacy, intestazione. Privacy. Numero di telefono, i miei contatti. Oh, chi può vedere il numero di telefono? Autenticazione. I miei contatti. Toccando qui abbiamo le altre scelte. Numero di telefono, i miei contatti, eccezioni, intestazione. Gli utenti che hanno il tuo, i miei tutti. Chi può vedere il mio numero, intestazione. Tutti lo possono vedere, non lo consiglio. I miei contatti, selected. I miei contatti selezionato, quindi solo i miei contatti possono. Nessuno. O nessuno. Gli utenti che hanno il tuo numero salvato in rubrica lo vedranno anche su Telegram. Eccezioni, intestazioni. E poi possiamo sempre mettere delle eccezioni. Non condividere con, aggiungi utenti. Non condividere con, quindi comunque sia l'impostazione, questo numero non verrà mai condiviso con le eccezioni che noi inseriremo qui. Condividi con, oppure condividi utenti. Con, puoi aggiungere aggiungi utenti, utenti. Come eccezioni che annulleranno le impostazioni precedenti. Puoi aggiungere utenti. Quante funzioni interessanti ha uno di quattro, ti Telegram. Numero di telefono. Ti può vedere il mio numero. Andiamo indietro. Indietro, pulsante. Andiamo indietro. Indietro, numero di telefono, ultimo accesso in linea, tutti. Ultimo accesso, che qui possiamo decidere chi può vedere quando abbiamo fatto l'ultimo accesso. Foto profilo, tutti. La foto del profilo, chi può vederla. Chiamate vocali, le tutti. Chiamate vocali, chi può chiamarci. Messaggi inoltrati, tutti. Chi può inoltrare i nostri messaggi? Questo è importante. Noi possiamo decidere
i nostri messaggi non possono essere inoltrati, ad esempio, da nessuno. Vediamo in quale scelta, sono quelli di prima, comunque vedete. Eccezioni, intestazione. I messaggi che invio non saranno ricollegati al tuo account quando in... nessuno. Ecco, nessuno. I miei contatti, tutti, selected. Ecco, in questo caso ci ho selezionato tutti. I miei contatti, nessuno. I messaggi che invio non saranno ricollegati al tuo account quando inoltrati da altri utenti. Eccezioni, intestazione, nessuno. Adesso si metto nessuno. Nessuno, selected. I messaggi che invio non saranno ricollegati al ecco, nessuno. Posso mettere i miei contatti. I miei contatti, nessuno. I messaggi che invio non saranno ricollegati. I miei contatti. Quindi solo i miei contatti possono entrare, oppure tutti. Ecco. Poi comunque ci dice che comunque i messaggi che invii non potranno essere comunque... cioè, non si darà comunque il numero di telefono, verrà solo inoltrato, ma... Può aggiungere un collegamento al mio... Tutti, selected. Inoltrato da Luca. Messaggio di prova, intestazione. Messaggi inoltrati, ecco, vedete. Messaggi inoltrati, messaggio di prova, intestazione. Qui ci fa vedere come sarà il messaggio, no? Inoltrato da Luca. Chi può aggiungere un collegamento al mio account quando inoltra i miei messaggi? Intestazione, tutti, selected. Ecco, vedete, tutti, quindi qui c'è, non è solamente il nome, ecco, il nome. I miei contatti, ecco. Nessuno. Quindi o nessuno, i miei contatti e tutti possono inoltrare. I messaggi che invio non saranno ricollegati. Ok. Torniamo indietro. Indietro, pulsante. Indietro, numero di telefono, i miei contatti, ultimo accesso, foto profilo, chiamate, messaggi inoltrati, gruppi e canali, tutti. Chi può aggiungermi a gruppi e canali? Ecco. In questo caso io ho messo tutti. Potrei anche mettere anche qua nessuno o i miei contatti. Vediamo un po', entriamo, vediamo. Gruppi e canali, i miei contatti, tutti. Chi può aggiungermi? Intestazione. Chi può aggiungermi? Tutti, i miei contatti. Puoi decidere chi può aggiungerti a gruppi e canali con precisione granulare. Eccezioni, intestazioni. Sì, vediamo le solite eccezioni. Puoi aggiungere utenti o interi gruppi come eccezioni. Puoi aggiungere utenti o interi gruppi. Quelle ci sono sempre. Indietro. Aggiungerti a gruppi e canali, elimina automaticamente il mio account. Intestazione. Elimina automaticamente il mio account dopo. Si assente per 6 mesi. 6 mesi di inattività. Possiamo poi cambiare, abbiamo altre opzioni. Adesso vediamo quali sono. Si assente per un mese. Pulsante 3 mesi. Un mese, 3 mesi, 6 mesi. 12 mesi. 12 mesi. Nulla. Pulsante. Ne facciamo, torniamo indietro perché non ci serve cambiarlo. Messaggi inoltrati, gruppi e canali. Elimina automaticamente. Si assente per. Se non ti connetti almeno una. Se non ok, ti connetti queste sono le opzioni. Indietro. Di privacy. Indietro. Chiamate recenti. Sì. Notifiche suoni. Privacy, sicurezza, dati e archivio. Dati e archivio, altra molto interessante dati sezione. Utilizzo archivio. Dati e archivio. Intestazione. Utilizzo archivio. Entriamo qui. Utilizzo archivio. Mantieni media, sempre. Utilizzo archivio. Intestazione. Mantieni media, sempre. Oh, mantieni media sempre. Oh, qui bisogna. Si può cambiare. In questo caso possiamo mettere. 16:34. 3 giorni, pulsante, una settimana, pulsante, un mese, pulsante, sempre, sempre. Pulsante, ecco. Pulsante. Che possiamo decidere da quanto tempo, appunto, come dicevo prima, si cancelleranno i vecchi messaggi. Foto, video e altri file dalle chat del cloud che non hai aperto in questo periodo verranno eliminati dal dispositivo per preservare lo spazio sul disco. File di servizio, 33,3 MB. E qui ci dice. Vuota da cache, 60,2 MB. Chat, intestazione. Apple Voice Over, 14,2 MB. A qui ci dice quanto le chat occupano. Possiamo entrare e poi eliminarle anche singolarmente. Vediamo se così è infatti. Musica, pulsante, svuota 14,2 MB. Annulla, è selezionato. Musica, pulsante, è selezionato. Ecco, musica. Si può svuotare la chat. E ci dice anche quanto occupa, vedete? Annulla, pulsante. Facciamo annulla. Annulla. Foto, video e altri file dalle chat nel cloud. Okay, mantieni indietro. Utilizzo archivio. Utilizzo archivio. Rilevamento così. Indietro, pulsante. Ma qui possiamo anche download automatico media. Intestazione. Decidere quando e se e quanto si potrà scaricare automaticamente. Con la rete cellulare, foto, video, 10 MB, file 1,0 MB. Con la rete cellulare o con il wifi. Entrando qui possiamo poi cambiare. Video, utilizzo dati, intestazione, tipi di media, intestazione, foto, attivo per tutte le chat. Ecco, possiamo decidere se scaricare automaticamente video, o no. Fino a 10 MB per tutte le chat. Video fino a 10 MB. Fino a 1,0 MB per tutte le chat. Qui possiamo cambiare tutto. Sono leggeri, sono sempre scaricati automaticamente. Anche i messaggi vocali sono leggeri, quindi le foto, i video, eccetera, possiamo decidere di non scaricarli o di scaricarli solo fino a un determinato limite di dimensione. Carica batteria. Questo è molto interessante, vedete quante cose davvero può fare. Indietro, Telegram. Possiamo decidere come fare con la rete cellulare e con il wifi. Automatico. Qui c'è il pulsante che però è assurato per ripristinare le opzioni standard del automatico. Autoriproduzione media. Quindi quali media verranno automaticamente riprodotti? Le GIF, video, i video, chiamate vocali, intestazione,
Poi chiamate vocali. Utilizza meno dati mai. Utilizza meno dati mai. Vediamo che cosa possiamo fare qui. Con la rete cellulare. Ecco, mai con la rete cellulare. Sempre. O sempre. Usare meno dati può migliorare l'esperienza su reti deboli, ma diminuirà leggermente la qualità audio. Ecco bene. Chiamate vocali. Io ho messo comunque mai. Indietro, pulsante. Indietro. Autoriproduzione media. Chiamate vocali. Utilizza meno dati. Altro. Intestazione. Alto. Salva foto ricevute. Salva foto modificate. On. Ecco, salva foto modificate. On. Download in background. Salva foto ricevute. Ecco qua. Salva foto ricevute. Canali. Gruppi. Off. Ecco qua. Altre chat private. Entrando in salva foto ricevute. Salva foto è già. Ricevute. Intestazione. Contatti. Off. Ecco, tutto off. Altre chat private. Off. Gruppi. Off. Canali. Off. Canali. Off. Ecco, quindi. Tutto off, quindi non verranno salvate mai le foto ricevute. Utilizza altro, intestazione, salva foto ricevute, salva foto modificate. On. Modificate invece, no, se noi modifichiamo un'immagine verrà sì salvata in questo caso. Download in background, on. Download in background, on. L'app continuerà a scaricare i media per un periodo di tempo limitato. Tipo di connessione, intestazione, tipo di connessione, intestazione. Qui non... L'app continuerà a scaricare tipo di connessione, intestazione. Qui non legge nulla, non so se è un altro piccolo bug. Indietro, che non ci con la rete cellulare, foto. Indietro, pulsante. Indietro, stick 31, not privacy e sicurezza. Dati archivio. Aspetto. Ok. Dati archivio. Poi abbiamo, beh, aspetto. Dati archivio. Download automatico media. Utilizzo rete. Utilizzo archivio. Dati archivio. Utilizzo rete. Download automatico media. Intestazione. Ma vediamo. Utilizzo rete. Utilizzo rete. Foto. Intestazione. Byte ricevuti. 1 megabyte. Ecco qua. Indietro. Ecco, pulsante. Utilizzo rete. Hai selezionato. Cellulare. Pulsante. Possiamo vedere pulsante. Tutto. Messaggi. Intestazione. Byte inviati. 16,3 byte inviati. Byte ricevuti. 1 megabyte. Ricevuti. Foto. Intestazioni. Byte inviati. 44,6 byte ricevuti. 7,1 ecco. Megabyte. Video. Intestazioni. Byte inviati. 7,9 byte ricevuti. Audio. Intestazioni. Byte inviati. 23,2 KB. Tutti i vari statistiche. Intestazioni. Byte inviati. 0 B. Byte ricevuti. 0 B. Byte ricevuti. Ecco qui possiamo. Byte inviati. Ecco. Messaggio. Questa. Sono... È selezionato. Cellulare. Pulsante. Cellulare. Wifi. E vediamo invece l'altro pulsante Wi-Fi. È selezionato. Messaggi. Come vedete, ricevuti 38,7 le statistiche della rete wifi, quindi sono divise. È selezionato cellulare, pulsante è selezionato, okay. 16 triangolo di puntamento sinistro, indietro, pulsante, andiamo indietro, indietro con il wifi, foto, ripristina download automatico, ok, indietro, pulsante, indietro, messaggi salvati, imposta foto profilo, pulsante, notifiche, suoni, privacy e sicurezza. E questo dati era archivio. I dati archivio. Archivio, dati archivio, automatico media. Andiamo indietro, a vedere. Pulsante. Indietro, chiamate recenti. Dati, aspetto. Aspetto, vabbè, qui. Aspetto. Non è importantissimo per prima, noi. Comunque. Pulsante. Aspetto. Rispondi al messaggio da Babelis. Intestazione. Il tuo messaggio. Vabbè, qui non... Classico. Giorno. Notte. C'è vari notte temi. Colorata. Notte, colorata, sfondo, tutte cose che noi sinceramente non interessano sinistro. Molto. Triangolo di puntamento. Quindi torniamo indietro. Triangolo di 16:40. Ecco, indietro sempre senza il flip, perché col flick non viene suonato. Aspetta, lingua italiana. E qua possiamo cambiare la lingua. Apple Watch. Apple Watch, sì, perché Telegram può essere anche utilizzato, e vedremo tra poco come, dall'Apple Watch. E è gestibile in qualche modo, se riesce, non era più il massimo comunque. Quindi qua possiamo selezionare Apple le risposte Watch. Rapide dell'Apple Watch. Risposte predefinite. Ecco. Cancella testo, pulsante. Ok, campo di le varie risposte predefinite. Già. Cancella testo. Aspetta, cancella, sto arrivando. Campo di risposte. Puoi selezionare una di queste risposte predefinite quando scrivi o rispondi a un messaggio. Questo è l'Apple Watch. Indietro, autenticazione, eseguire sulla finestra, lo find error, scrivania, Macintosh HD. Lingua, Apple Watch, fai una domanda. Fai una domanda, che possiamo dare un feedback. Quindi il fact telegram contatti, e qua finisce l'impostazione. Chiamate, chat, pulsante. Ecco, chat. Questa è l'app Telegram, molto interessante. Ecco, se noi per esempio vogliamo eliminare un messaggio, possiamo decidere se eliminarlo solo a noi oppure anche all'altra persona. Per esempio, se io ho una chat che non voglio più sentire questa persona, non mi interessa più sentire questa persona, cancellando la chat posso decidere di eliminarla sia dal mio account che da quello dell'altra persona. Anche questo è molto molto interessante. Switch
ancora. Chiudi Telegram. Vediamo come funziona un attimo Telegram dall'Apple Watch. Apriamo Telegram dall'Apple Watch. Vediamo come funziona. 16:50. Fase lunare, cosa crescente. Apri Telegram. E abbiamo tutti i vari gruppi o canali, però solamente con l'iniziale, per esempio qui c'è A e c'è 1. Se io clicco su questa A, non so se ho capito bene, partita Siri, non so per quale motivo. Apple VoiceOver, basta entrare e poi ci viene. Ecco, qui abbiamo i vari pulsanti che servono, che vuol dire che c'è un messaggio vocale. Mentre dove c'è, sentite questo suono vuoto, entrando, toccando due volte, leggeremo il messaggio corrispondente. Infatti questo è un messaggio testuale e possiamo poi da qui aprirlo sul telefono, diremo la data oppure inoltrarlo o rispondere. Andiamo indietro. Vediamo se qui ci sono i messaggi vocali. In fondo abbiamo reply e il terzo tasto verso destra serve per mandare il messaggio vocale. Vediamo come funziona. Ciao, questa è una prova. E anche qui abbiamo cancel, send e play. Adesso io posso fare play per sentirlo. Pause. Ciao, questa è una prova. 5 seconds. Stop recording. Ecco. E posso poi cancellare perché non voglio inviarlo. E questo è Telegram anche dal nostro Apple Watch. Molto interessante, perché comunque WhatsApp per esempio non lo permette assolutamente di utilizzare, a meno che l'applicazione ufficiale, ma comunque non lo permette. Quindi fatto. Molto interessante anche questa funzione che possiamo dare dall'Apple Watch. Possiamo ascoltare i messaggi vocali, anche rispondere, ovviamente dettando. Io ne mando sempre messaggi vocali, comunque si possono anche mandare le risposte rapide, come avete visto dall'applicazione, configurabili dall'applicazione Telegram con il telefono. Comunque è molto molto interessante. Direi che possiamo concludere qui, spero che questo video sia stato utile, fatto scoprire Telegram o magari dato più informazioni. Se avete qualche dubbio, veramente ve la consiglio. Se volete, c'è sempre il gruppo Apple VoiceOver, potete cercarlo e iscrivervi tranquillamente su Telegram. Vi do appuntamento alla prossima e come sempre grazie a tutti quelli che mi seguono. Ciao e a presto.